Qui siamo nella succursale del liceo, ex maternità. Questa amministrazione ha preso l'impegno di ristrutturazione di questa scuola, che è di competenza provinciale, cioè il comune è intervenuto soltanto perché la provincia è mancata ai suoi compiti, e ricordiamo la provincia è di centrodestra, amministrata dal dottor Cusani. Ebbene, in 35 anni non sono stati capaci di amministrare questa scuola. Questa succursale sta in queste condizioni. Il comune di Gaeta sta provvedendo, perché i ragazzi devono studiare e fanno doppi turni, perché non hanno provveduto in tempo le autorità a dare luogo ad interventi necessari. Vedete come cornicioni, fili volanti, ma entriamo all'interno per vedere un po'. Ecco, internamente che lavori state? Internamente abbiamo già provveduto a consolidare i solai del piano superiore, che presentavano deterioramento dei ferri di armatura dei travetti. Secondo le disposizioni del direttore dei lavori, sono già stati tutti quanti consolidati. Abbiamo realizzato un bagno per i portatori diversamente abili, sì, al piano terra, che stiamo completando. Ora più tardi provvediamo a fare la pavimentazione, i rivestimenti che sono stati rimossi. E queste tubature qui esterne? Sono per l'adeguamento dell'impianto antincendio. Abbiamo realizzato un anello che dovrà servire appunto i naspi interni nell'eventualità che per mettere a norma la scuola, secondo le disposizioni dei vigili del fuoco. Va bene.